bentornati alla notizia di Grande Fratello VIP. Oggi con le ultime notizie like. Attilio, dispiaciuto per la nomination, si confronta con Eleonora ed Antonella. Antonella e Attilio, ritrovatisi in giardino, riprendono i discorsi della mattina e conversano a lungo. Lei l'ha capito che ci è rimasto male per le nomination, nonostante lui provi a minimizzare. La ragazza aiuta il giornalista ad avere un confronto con Eleonora, che ha fatto il nome di Attilio nella serata di lunedì. Eleonora apprezza la personalità del giornalista, ma non sapeva chi nominare e la sua decisione è ricaduta su di lui. Antonella ha fiducia nell'altro e se sai che le persone possono ricredersi così come si sono ricredute su di lei. Anche Attilio pian piano, verrà capito ed amato dai suoi compagni. Io non avevo nessun dubbio sulla sua personalità, dice Eleonora e si mostra dispiaciuta nonostante Attilio non mostri di avere del risentimento nei suoi confronti. Il gioco è spietato e sono obbligati ad attenersi alle regole. Attilio non ha nulla contro Eleonora ma non ha apprezzato l'ipocrisia di alcuni immuni che, fingendo di non averlo votato, hanno manifestato solidarietà nei suoi confronti. Spesso al giornalista è stato recriminato il fatto di essere misantropo ma Eleonora comprende la sua esigenza, anche lei si isola ogni tanto, è fisiologico che sia così dato che è una persona forte e matura. Antonella sa che non tutti hanno la sensibilità di comprendere Attilio che non si estranea per disinteresse, ma perché è animato da un forte carattere. Lui comunque non deve preoccuparsi, come già detto durante la mattinata, il pubblico da casa ha sicuramente colto la sua sensibilità. Deve semplicemente divertirsi e aprirsi di più. Lui non uscirà, su questo Antonella non ha dubbi. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.